Buongiorno, sono Lorella De Paoli, consigliere del Comune di Candia Canavese. Donne e voto. In Italia le donne votarono per la prima volta nel corso delle elezioni amministrative del marzo e aprile 1946, ma fu il 2 giugno dello stesso anno che tutte le donne italiane si recarono alle urne per il referendum monarchia-repubblica e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Anna Banti, bravissima scrittrice fiorentina, scomparsa nel 1985, a proposito racconta: «Quanto al 46, quel che d'importante per me ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se non in quel 2 giugno, che nella cabina di votazione avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi tra il segno della monarchia e quello della Repubblica? Forse solo le donne possono capirmi. Era un giorno bellissimo. Quando i presentimenti neri mi opprimono, penso a quel giorno e spero. Buona festa della Repubblica a tutti». Buongiorno dal consigliere comunale Barbara Rosignoli. Vi leggo di seguito un estratto del discorso di insediamento prodotto da Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, il 15 luglio 1946. «La grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio con cui esso subisce le avversità della sorte, sopporta le sventure, affronta i pericoli, trasforma gli ostacoli in alimento di propositi e di azioni, va incontro al suo incerto avvenire. La nostra volontà gareggerà con la nostra fede e l'Italia, rigenerata dai dolori e fortificata dai sacrifici, riprenderà il suo cammino di ordinario progresso nel mondo, perché il suo genio è immortale». Pare scritto oggi, 2 giugno 2020, per esortare gli italiani ad affrontare con coraggio e dinamismo le debolezze create dall'emergenza Covid. Un cordiale saluto da Candia Canavese. Buongiorno, sono il consigliere Claudio Quagliotto. Un caro saluto dal sagrato della chiesa di Santo Stefano del Monte a Candia Canavese. Credo sia capitato a tutti di porsi la domanda del perché della festa della Repubblica e del perché ricorre proprio il 2 giugno. Facendo un breve ripasso storico scopriamo che questa è la data che è stata scelta per festeggiare la nascita della Repubblica Italiana. Ogni anno, il 2 giugno, si ricorda il referendum del 1946, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sancito la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. La prima celebrazione della festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno del 1947, mentre nel 1948 si ebbe la prima parata in via dei Fori Imperiali a Roma. Il 2 giugno fu definitivamente dichiarata festa nazionale nel 1949. Dalle ricerche sui social ho scoperto che c'è una bellissima immagine di una ragazza che sorride e che mostra la pagina del Corriere della Sera con l'annuncio: «È nata la Repubblica Italiana». Si tratta di una fotografia celebre scattata da Federico Patellani, che meglio di tanti scritti o tante parole rappresenta lo stato d'animo degli italiani in quel particolare momento storico. Buona festa della Repubblica da Candia Canavese. Quest'anno, la festa del 2 giugno, anniversario della Repubblica, la viviamo, come tante altre situazioni, in questa terribile emergenza del coronavirus. Ma proprio questa difficile situazione deve rappresentare momenti di riflessione sugli aspetti più importanti del nostro vivere civile e del nostro stare uniti. Nuove sfide importanti ci attendono, sulle quali, facendo tesoro dell'emergenza Covid-19, dobbiamo tutti assieme impegnarci. Ricercatori che lasciano il nostro paese, lotta per la sostenibilità ambientale, all'inquinamento e all'eccessivo utilizzo di plastica sono le prossime sfide che dobbiamo seriamente affrontare e con impegno. Per fare questo serve che anche la politica torni ad essere quella che immaginavano i padri costituenti. Servono, nelle differenze di idee, confronti seri, costruttivi, pensando all'interesse di tutti i cittadini, della democrazia e della nostra Repubblica. La Repubblica continua ad essere e sempre sarà una scelta importante in cui credere. Buon 2 giugno a tutti, viva la Repubblica, viva l'Italia!